Siamo nel Cilento, in un piccolo paese chiamato Roscigno. È un luogo particolare perché, contrariamente a molte altre città morte, questa in realtà non è stata mai abbandonata del tutto. L'esodo degli abitanti per un nuovo centro urbano iniziò nel 1902 per un pericolo di frana che da tempo minacciava il paese. Gli abitanti si trasferirono molto lentamente, a mano che le nuove case venivano costruite. Alla fine il paese rimase vuoto. Tuttavia, ancora oggi è continuamente animato da contadini e pastori che giornalmente, recandosi ai campi e al pascolo, ne attraversano la piazza e le sue strade. Siccome la piazza era tutta bella, erano tutte case intorno, e allora quando incominciava nel mese di maggio, giugno, nessuno stava in casa, eravamo tutti in piazza. Le case erano molto piccole, le persone ce n'erano tante, la piazza era un richiamo per tutti. Volevi una persona, cercava la persona, veniva in piazza e la trovava. Tenevi da comprare qualcosa, venivo in piazza e compravo, perché tutto si fermava in piazza. Quando era nel mese di dicembre c'era la benedizione di tutti gli animali, la festa di San Nicola molto bella, nel mese di agosto, erano sempre tutte le feste si svolgevano in piazza, i matrimoni si fermavano in piazza, si facevano i cortei in piazza, comunque eravamo sempre insieme riuniti tutti. Pensate che solo in piazza c'era solo una sola fontana, e era solo in piazza. Nelle case molto piccole, 9-10 persone, in due stanzette. E quindi Roscigno era bella, piena di tante persone, però era povero come casa, come ambiente, come tutto, non c'era niente, non c'era il bagno, non c'era niente, c'erano solo le case, piccole case. E comunque poi passando il tempo tutto è finito. Roscigno Vecchia era un paese prevalentemente di contadini che si ingegnavano a lavorare una terra non facile né tantomeno generosa. Tutti, dai bambini ai vecchi, andavano a faticare nei campi o badavano agli animali, ma ciò non era sufficiente a garantire un tenore di vita soddisfacente, cosicché molte persone, a varie ondate, emigrarono, chi al nord e chi all'estero. Ancora oggi la nuova Roscigno, che dista da qui solo 1 chilometro, vede fluire le sue giovani energie verso lidi più promettenti. E in questo senso il paese segue l'andamento dei piccoli centri agricoli d'Italia, il cui sottosviluppo è sancito dall'abbandono dell'agricoltura per attività economiche o intellettuali più appaganti. Ma non c'è evoluzione e cultura senza una storia della cultura. E in questo ambito la cultura contadina, dall'uomo della caverna a oggi, a mostrarci una sapienza antica che ancora in questi posti è possibile rintracciare e custodire. La piazza di Roscigno Vecchia, cuore del paese, batte ancora di inusuali, per molti di noi, ritmi di vita. Dalla mattina alla sera è un luogo speciale e puntualmente usato per rifornirsi d'acqua oppure per prendere un po' di sole in santa pace. E qui, in questa piazza luminosa e vivace, vive, serena ed ospitale, Dorina, l'unica abitante e ormai custode del paese. Simbolo emblematico del posto, un olmo ormai morto si staglia con le sue nude braccia contro il cielo che l'ha ucciso. Un virus negli anni '80 ne eliminò molti in tutta Europa e, arrivando anche qui, defraudò la piazza dei colori dei suoi 3 vecchi ormi. Una cosa proprio in particolare che ricordo con tanto affetto è quando c'era un albero proprio qui in piazza, qui di fronte proprio alla chiesa. Da quell'albero, quest'albero aveva un tronco vuoto, entravamo da sotto e uscivamo fino sopra all'albero, ed è un ricordo per me davvero ecco, dei più emozionanti. Una cosa che io ho imparato dai miei genitori, dai miei antenati, è proprio questo loro rispetto che avevano per la natura e che oggi forse non abbiamo. E ritornare a visitare questi luoghi è molto importante proprio per apprezzare quello che è la tranquillità, il silenzio, il contatto con la natura, il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie, il rumore ecco, degli zoccoli di qualche cavallo che torna dalla campagna. Ecco, apprezzata forse tanto da noi che vorremmo possa essere apprezzata da chi vive in queste grosse città, nel rumore, nel caos. Roscigno, nonostante le apparenze, è un paese abbandonato e i segni inevitabili del degrado diventano sempre più visibili e dolorosi. Una sensazione di struggimento e inquietudine s'appresta alla coscienza, fortificando l'idea che luoghi come questo non debbano scomparire. Come solitari viaggiatori, sedendoci nella vecchia piazza, può succedere di essere trasportati, sulla scia di un prezioso silenzio, in una vertigine di ricordi accumulati negli anni, nei secoli, negli attimi sempre uguali e sempre diversi del tempo. E risentiamo addosso tutta la fatica del lavoro nei campi e ancora di più l'arsura degli anni bruciati dal sole. Ricordiamo tutto il piacere delle parole non dette e gustiamo il sapore di tutti gli sguardi afferrati e compresi, e ritornano in mente i giochi d'infanzia, l'odore di stalla, il letto di lana, i racconti dei nonni, la curiosità per lo straniero, le pulci, il padrone e lo stomaco vuoto, i santi, le feste, i funerali e i matrimoni, i figli tanti e la zuppa di latte per cena, Donna Maria, il freddo, Dorina. Ed ecco al tramonto il ritorno dai campi. Un coraggioso e folto gruppo di abitanti della nuova Roscigno ha deciso di sfidare la distrazione degli altri e ha realizzato nella ex casa canonica un museo della civiltà contadina. Il loro obiettivo ora è far diventare Roscigno Vecchia il salotto buono della Roscigno Nuova. Nel frattempo, Dorina, che oggi è stata ammessa e dopo è andata a raccogliere un po' d'olive in campagna, si prepara per andare a riposare.